Siamo a Bormio. Abbiamo già preso il primo impianto, siamo a Bormio 2000. Ci prepariamo per la prima sciata a Bormio. Andiamo a prendere una seggiovia adesso. Uno sguardo in giro giusto per ambientarmi un pochino, un altro sguardo ai miei sci e andiamo a prendere la seggiovia che ci porterà a Cimino, 2650 metri, e poi scenderemo giù fino a Bormio, 1225 metri, e faremo anche la Stelvio. E ora, dopo la partenza con la seggiovia, godiamoci anche un po' di panorami e diamo un'occhiata in giro. Qui siamo ancora nel primo tratto. Di fianco si vede la pista Stella Alpina, che poi farò più volte. I video sono fatti in 4K 30 fps Super View con la GoPro Hero 7 Black. Altri panorami e altri passaggi sopra le piste durante la salita con la seggiovia che ci porterà a Cimino, 2650 metri di quota. E qui incominciamo a essere già abbastanza in alto, siamo quasi arrivati, godiamoci ancora questi splendidi paesaggi. Siamo arrivati. Raffiche di vento molto forte, non a caso nei giorni scorsi alcuni impianti in quota sono rimasti chiusi. Ora andiamo a leggere il cartello e cerchiamo di orientarci. Indicativamente cercherò di andare verso la pista Stelvio. Per ora seguo la D1 Primont, pista rossa. Qualche istante di indecisione per decidere quale direzione prendere. Altro cartello e andiamo a vedere cosa ci dice, quale indicazione ci dà. Ci dice a sinistra pista rossa Bimbi al Sole e a destra si va verso Bormio 2000, ovvero da dove sono partito, quindi decido di andare verso destra. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati. E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche. E già che ci siete, condividete sui social i video che preferite. Volendo, potete seguirmi anche su Twitter. E perché no, anche su Instagram. Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo.
annunciamo l'arrivo della seggiovia Valbella a quota 2538 metri sul livello del mare. Raffica di vento molto forte e anche la seggiovia si ferma per il momento. Vado a sinistra seguendo le indicazioni, il cartello mi dice che a sinistra si va per la pista Primont, che è quella che stiamo percorrendo, ma soprattutto si va verso la pista Stelvio, che è quella che vorrei fare. Thank you.
di andare a sinistra prendendo la S3 che ci condurrà verso le piste Stella Alpina, ma soprattutto verso la Stelvio. Cielo oggi, eh? Se già via l'ha fermata. Proseguiamo seguendo le indicazioni per la Stelvio. Quindi andiamo in questa direzione verso la pista Stelvio. Io sinceramente non so se questa sia già la pista Stelvio, ma sicuramente in questa direzione si va per prendere la pista Stelvio. Altro cartello, andiamo a vedere cosa ci dice. Io seguirò sempre le indicazioni che mi dicono verso la pista Stelvio, non è mai chiaro su quale pista si è. Fosse un cartello che mi dice che pista è questa qui che va giù, ed era la Stelvio, e purtroppo io vado avanti diritto. Non ho la più pallida idea di che pista sia questa, ma mi ispira, mi piace e quindi vado di qua, sperando di incrociare la pista Stelvio. Stelvio, Stelvio di qua.
Quindi era la Stelvio quella lì. Dovremmo esserci, quel cartello in mezzo alla pista ci avvisa che è una pista solo per sciatori esperti e benché sulle cartine sia messa come pista rossa, dovremmo finalmente essere o essere quasi sulla pista Stelvio, ci dovremmo entrare in questo momento. Altre segnalazioni in mezzo alla pista che ci dicono che è un tratto solo per sciatori esperti e quindi non ci dovrebbero essere dubbi. Siamo sulla pista Stelvio. E con ogni probabilità siamo vicini a uno dei muri famosi della pista Stelvio. Andiamo a vedere. Ghiacci. Il problema vero non è tanto la pendenza, che comunque ha il suo perché, ma il fondo che è ghiacciatissimo, non tiene. Probabilmente avrei dovuto rifare le lamine prima di venire su questo tratto di pista. Non si riesce a tenere. Questo non era certo uno dei muri più impegnativi della Stelvio. Comunque, per capire dov'è il percorso della Stelvio, basta vedere dove ci sono gli avvisi pista solo per esperti. E qui sta per arrivare uno dei veri muri della Stelvio. Thank you.
quello che mi stupisce e che mi lascia anche un po' perplesso è che sulle mappe, sulle cartine, la pista Stelvio, nonostante tutti questi avvisi continui solo per sciatori esperti, sia considerata una pista rossa e non una pista nera. Com'è possibile? Anche detto che nei giorni precedenti c'è stato vento molto forte e ha spazzato via dalle piste quel po' di nevetta che c'era, quindi le piste, in particolare la Stelvio, in particolare nei tratti più impegnativi, è liscia, ghiacciata liscia, non si tiene. Ecco l'hotel Funivia. Sulla destra si vede l'hotel Funivia dove alloggio. Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati, guarda altri video, ce ne sono di vari generi, i video delle giornate di sci a Bormio continuano, ciao, alla prossima!